Guardami negli occhi. No, che guarda a terra, guarda a terra. La tua casa non è pronta, finita. Però vogliamo fartela vedere in modo che tu sappia, capito com'è, in modo che ci come puoi dire. Okay, sì, se ti piace. Allora, tu guarda per terra, io ti dico dove devi andare, va bene? Ok. Allora, devi girare verso la porta, no? Quello è il muro, okay, bravissimo. Sì, la vedo, la vedo. Perfetto, adesso a destra. No. Ok. Adesso perfetto. Destra ancora, al mio okay, via. Destra. Al mio no, fermo, ora fermati, scatola, fermati. Ok, okay perfetto. Sono? Allora, perfetto. Al mio via, tu alzi la testa e guardi. Ok. Vedo già i fiori. Che c'è? Cos'è? La partenza di casa tua, è bella. La struttura iniziale, dai. Ci sono i pesci a terra, cosa è successo? No, è non bellissima. Non sono pesci, non sono che neanche farfalle. Sono fiori arancioni. Allora, non avete capito niente. Queste qui sono scelte di stile, molto arte moderna. Poi ti abbiamo messo anche, beh, guarda tutte le caratteristiche. Allora, oltre a questo pavimento molto allegro che rispecchia un po' la tua personalità da puzzinchione. Sei un puzzinchione, va bene. Poi dopo c'è anche questo castello che è illustra questo. Nell'uso, bravo, così. Il gatto si mette sopra e tutto vomitato lo sporca. Beh, poi no, è bella. Poi dopo ci abbiamo anche un aspirapolvere perché si sa che tu ti sporchi spesso e quindi con questo ti devi tutto. Per pulire il pavimento di arte moderna. E poi c'è anche un'altra caratteristica, vedi, questo separé serve per evitare che tu ti metti dietro quando ti devi cambiare, che poi non ti cambi mai perché hai gli stessi vestiti da 2 anni. Ma non c'è un bagno, ma serve il bagno per quello. Quello non c'erano abbastanza, cioè Alex, quanto è rimasto dei soldi del concerto? Un po' è rimasto. Un pochino. Li hai spesi tutti? Beh, li ha spesi una buona parte. Bisogna vegliare per fare una doccia. Vabbè, la doccia è costosa. La compriamo comunque. La compriamo, no, la compriamo. Non va bene. Non ti piace. Ma dai, sta venendo bene. No. Comunque bisogna finirla. Scusa, ma guarda. Ma zero, devi fare tutto subito. E mi dai tu i soldi? Ma è bellissima. Ma, ce l'ho già da Dio. Ma scusa, sei veramente adesso ti yo-yo. L'ho dovuto fare perché non si fa così. Ti sembra a te? Infatti non si fa così. Cioè, a caval donato non si guarda in bocca. Bravo. Perché grazie. Non va bene, scusa. A parte che sei il caval donato estreno, non gli guardare mai in bocca perché c'è tutto il vomito. Vomiti, cioè. Che schifo. Lo so, è un problema. Però non è stato molto maleducato. Secondo me hai fatto un buon lavoro. Dovresti continuare. Forse l'unico dettaglio il che effettivamente magari. È il pavimento un pochino dagli occhi, ti fa venire un po' la voglia di uccidere. E poi magari è meglio metterla a una parete, dai, forse che sì, il paravento. Sì. Magari anche il bagno, effettivamente la doccia potrevi considerare di metterla davvero, perché non era male. Vabbè, ma tanto il progetto iniziale si può cambiare. Però c'è un altro problema. Prima di tutto devo ricontattare Chico perché a quanto pare è nato nella foresta. Eccolo. Ho già qui. Mamma mia, sei veramente lesto come allora, una moffetta. Muoviti, rifai tutto. No, adesso. Allora non c'è tempo adesso, per il momento ti tieni così, non mi rompere le scatole. Però c'è un altro problema e vi faccio vedere subito. Venite con me, guardate che cosa ho trovato stamattina mentre andavo a fare la pipì nei prati. Venite perché io sempre faccio la pipì nei prati. Perché mi garba. Ecco, guardate, mentre facevo la pipì nei prati ho trovato questa cosa. Questa ma è un giardino. Non è un giardino, è un giardino questo, è una roba tagliata. No, dietro la testa. Al mio giardino. Bravo, non hai un giardino tu. Infatti. Hai il vomito nei denti. Comunque, questa roba qua è molto misteriosa. Probabilmente ci è morto qualcuno. Sospettissima. Sembrerebbe che qualcuno si è messo qua ed è stato tagliato a pezzetti con varie asce, capito? Molto pericolo. Bravo, tu sì che sei arguto, un vero osservatore. Sì, sa anche contare, incredibile. Mamma mia, lanciafiamo un pochino. Aia. Bene. Quindi che cosa vuol dire? Secondo me questo qui è un avete presente quando è una minaccia, ok? Una minaccia. Da chi? Ovvio, scusa. Bravissimi, siete è un coro. È cambiato pure arma, hai visto? No, questa qui è non per le minacce. Il coltello è pratico per infilzare, però lascia fa. Per tagliuzzare, lascia per minacciare. Bravo, lascia per minacciare. Sei molto pratica anche tu, sì. Va bene, allora, non è che sei tu l'assassino. Mi sembri esperta di armi per tagliare, brutta schifosa. Vedi un po', Anna, vedi un po'. Ma le abbiamo viste tutte quante. Ma stai scherzando? Io ho provato a lanciafiammarla. Se era l'assassino magari mi accoltellava. Non sembrerebbe essere, comunque. Quindi dobbiamo fare due cose. La prima delle due cose, secondo me, più importante è trovare assolutamente i soldi. L'assassino, quello lo sappiamo, sta sulla collina. L'altra è i soldi per comprare le porte sicure. Ancora, perché... basta. Le ho trovate già io. No, ho trovato dove andare, c'è un negozio perfetto, però costano un botto. Ma aspetta, perché sì, no, allora, Chico è un cretino. Cioè, scusami. Perché? Ha detto no, basta, bavuri. Ma allora, sai cosa ti dico? La casa tua non la costruiamo, ciao. Ecco fatto. Va bene. Con i soldi che guardi, compriamo le porte. Ma tu sai dire una frase intera senza bloccarti a metà? Ma scusa, ma io ti fulmino. No, non diamo fuoco alla gente. Porca miseria. Ma ehi. Allora
ora? È tu che mi parli sopra. Ah certo, è colpa mia adesso, va bene. Ma tu, basta, basta. Tu poi mi devi spiegare perché non vuoi la porta sicura. Perché vuoi usare i miei soldi, tutti i miei soldi. I tuoi soldi? E quali sarebbero i tuoi soldi? Il concerto era mio, guarda. No, allora, prima mio. Detto, vabbè, no, allora, a parte che il concerto eravate in tre. Il concerto, ricordiamoci bene chi era la batteria. Io ho fatto il batterista. Bravo. Ero io la star. No, allora, prima di tutto ero io che cantavo con i successi dei piccioni pisini. Io schitarravo però. Non me ne frega nella, tu schitarravi, sì, e scatarravi senza però. Senza di me non c'era il palco, non c'era il pubblico, non c'era niente. Allora, senza di te probabilmente, allora non stiamo a litigare anche qui perché non va bene. Ti informo che dei soldi del concerto tuo sono rimasti soltanto 40 euro di 200. Sì, perché li ho tutti Alex. Bravo, per fai schifo. Mi aspetti un poco. Bravo, sei stato bravo. Quindi dobbiamo trovare un altro modo per fare i soldi per le porte sicure. Qualcuno ha qualche idea? No, io ne ho una. Produzione all'uncinetto. Ma stai, mamma mia. Oh, io ci provo sempre, è l'unica cosa che so fare, va bene? Porca miseria, di la tua che magari è meglio. Allora, dai. Io ho una raccolta di telefoni. Una l'ho trovata. Ferma, l'ho trovata. Non è possibile. Cosa tu hai, è ovvio. Ah, allora, fermi, la domanda giusta è telefoni di che genere? Infatti. Questo come ce l'ho io, capito? Tanti. Tanti telefoni, scusa, perché tu avresti tanti telefoni? Dove li hai trovati? Me li ha dati mia nonna. Non è vero, questa è una bugia. Ma tanti telefoni. Non è credibile, non è credibile. Molto tecnologica. Perché tua nonna ha tanti telefoni, scusa? Cosa vuol dire? Darveli a me, no? Li ha cambiati quando era più giovane. Guarda, li ho messi tutti qui dentro. Qui dentro, eh? Beh, sono tanti sicuramente. Allora, sì, tutti suoi. Alcuni economici, effettivamente. Altri sono buoni, porca miseria. Altri sono carucci. Ma con otto. Ne posso prendere uno? No, e ci metto il mio. No. Sì, allora sì. Anna, per favore, non si tocca. Anche tu con tutto quel vomito nei denti, per favore, stai lontano. Ah, io voglio il mio vecchio telefono. Te l'ha rubato il killer. Quello adesso sta guardando tutte le tue fotografie. Anche quelle un pochino ma più. Ma che schifo, perché mamma mia. È perché intime, sì, perché praticamente no, è così. Perché il killer c'ha una specie di predilezione, chiamiamola così, per tutto, lui. Lui per è lui. Gatti, secondo per me gatti. Per lui in particolare, sì. Perché aveva anche un Alex, è vero, te la ricordi? È vero. Quindi dai, non farmici pensare. Lo so. Secondo me a te non dispiace, però almeno è un ammiratore. Vabbè. Quindi, ok, mi piace questa idea del vendere i telefoni. Cioè, ma tu sei sicuro che non sono rubati, giusto? Allora, 100%. Vabbè, perché sennò poi vado nei guai. Cioè, io non voglio. No, ma quindi mi vuoi aiutare a venderli? Ti voglio aiutare a venderli. Secondo me potrebbe essere una buona idea. Anche perché, comunque, raga, ragioniamoci: questo fatto delle porte blindate serve un po' a tutti. Cioè, dobbiamo installare proprio delle. Certo! Sì. Ma chi. Ma chi è? Ma cosa? Come ti sei allora, vestito? Mi sono messi i vestiti per vendere. Non no? ti riconoscevo, cioè sembravi ma un bar. Ma avete detto, ma chi è questo? No, ma allora, quando hai quei telefoni, devi avere tipo una maschera, capito? O un travestimento. E quindi ti sei vestito da pinguino? Sì. Perché? Ma anche l'accento? Ah, è vero, cioè devi fare una voce particolare per vendere i telefoni. È un po' difficile. No, forse è meglio che la voce non la facciamo. Perché sì, credo di aver intuito. Allora, mettiamo d'accordo tutti e facciamo che per vendere i telefoni bisogna fare una voce sospetta, generica. Si può usare tipo l'accento dell'isola di Bo, funziona? No, una voce sospetta. Ok, vabbè, lo so io. Prova Cico per fare primo la voce sospetta. Allora, no. No, vuoi così è borbottata e non va bene. Sei Giorgio Cattorgio. Molesto, no, allora ci prova Stre, una voce sospetta per vendere un telefono. Anna, vieni qua. No! Ma cosa dice? Ma cos'è? Non era sospetta questa. Non era mai sospetta. Stre, sei veramente il fondo del barile. Poi, Anna, prova tu una voce. Non lo so, Isola di Bo, va bene, prova. Pronto? Sì. Ma non comunque... fare un telefono dell'isola di Bo. Va bene, bravissima, stai zitta. Vedi? Adesso. Comunque questa scatola di telefoni, cieco, perché la devo portare io? Pesa tipo una tonnellata. E si è offendo tutti. Sto cercando di sbrigarmi, ma è veramente una lentezza. Aspetta, libero il palco io. Vai avanti, libera. Ah, perché li vendiamo su? No, non li possiamo vendere sul palco. Certo. Siamo a scuola, no? No, arriva magari qualche poliziotto, ci mette le manette, no? Ma tanto lì c'è sempre quel culo. Arriva la. Ma stai zitto tu. Allora, certe parole brutte nei video non si devono dire comunque, Alex. Sai com'è? Questa la tagliamo. Questa sì. Era molto meglio non dirlo. Zitti, siamo quasi arrivati. Dai, eccoci qua. Allora, adesso il primo telefono lo vendo io. Ci dividiamo come sempre, perché noi qua lavoriamo sempre in modo molto originale. Lavoriamo ad asta. Mica che andiamo a vendere le banane. Allora, no, ad asta no, assolutamente. Ci penso io. Alex, tu ti occuperai di incassare i soldi. Quindi ti avvicini. Allora. Sì, però prima gli vendiamo il telefono, altrimenti. Stre, tu invece farai quello, tipo, come al solito, quello che si avvicina e dice: oh, che bello telefono, questo qua lo vorrei tantissimo anch'io. Ok. Così lui lo vuole di più. E fai una finta offerta, offri tipo 10 euro, giusto per, capito, far ma capire. Sono rubati, Cico. Allora, vabbè, ne prendo, partiamo da uno un po' schifoso, questo qua
Nokia indistruttibile. Proviamo a vedere. Sì, allora, lo provo anche, faccio vedere. Allora, signore e signori, oggi benvenuti qua perché c'è il mercatino più bello del vicino. Ma da che fortuna, mi serviva proprio un telefono. Sì, sì, sì. Allora, per esempio, prendiamo una persona a caso tra il pubblico. Lei, signore, tutto vomitato. Buongiorno, come la va? Buongiorno. Buongiorno, le piacerebbe, oltre che strofinarsi per terra con il sedere, anche comprare un telefono bello, per esempio? Ma questo telefono è bellissimo. Guardi com'è robusto, vede? Robustissimo, ci può uccidere la gente. Che le offro dice? 15 euro. 15 euro, signore, non glielo posso proprio lasciare. Le offro io 20! No, no, anche per 20 è troppo poco, è troppo poco. Il mio compare qui è molto cattivo, se vendo i telefoni a meno di 20 minimo euro... Minimo 50. No, questo qua la 20. La signora qui le offre 50! Allora, signora, questo telefono glielo diamo tutto a lei. 20. Paghi il mio amico blu. Mi ha dato 50! Davvero? Fa vedere? Sì! Fa vedere. Eccoli, guarda, mi stai bugiardando? Guarda i soldi! Ok, guarda. Sono 50 veramente. Allora, me li... Vabbè, li tieni tu. Come non li ruba. Io sento qualcuno che affronta di qua. No, stai zitta, non tirare. Allora, adesso passiamo a un secondo lotto. Questo qui è un iPhone 8, quindi si va raro, su. Signore, lei, violetto, è un po' vomitazzato. Io non la giudico. Offro 100, forse è troppo, signore. Questi 100 sono veramente... Cioè, capisco che questo è il pezzo forte della collezione, però, guardi, forse per 100 glielo potrei subito dare. A meno che qualcun altro magari non offrisse 120, per dire, un 120. Questo signore qui! Chi? Il signore? Quanto offre il signore? 120! Anche il bimbo, però. Vendiamolo al bimbo! Al bimbo ha più. Però prenda, prima, bimbo, prima fatti, i soldi, dare, prima fatti dare i soldi, perché sennò veramente. Te li dà? Eccoli! 120! Eccoli, mi ha dato i soldi, sì, 120! Fa vedere, ok, arrivederci, grazie. Ok, prossimo telefono del lotto. Quanto stiamo? 120 più 50? Poco ancora, 170! Siamo 170, ci vuole quanto ancora? Costano queste porte blindate, Anna? Un botto. Considera che ce ne servono almeno 4. Vabbè, chi se ne frega, se Cico muore, cioè non è tanto importante. Basta che casa, infatti non ha ancora nemmeno la casa e non gli piace come sta. Vabbè, ne prendiamo un altro. Allora, il prossimo ultimo lotto per oggi. Ultimo però, ultimo per oggi. Vendiamo un iPhone XR rosso. Rosso. È buonissimo, rosso. Per questo qui il signore vomitato, che sembrava interessato, ma purtroppo non si è riuscito a portare a casa nessun lotto ancora. Quanto offre il signore vomitato? Questo qua non mi rosso. Piace. Come non le piace? Se lo faccia piacere. Oh, 60, 60. Le offro 30. No, 30 è poco, cioè, mi offre 60, è rosso. È rosso come il suo naso, è rosso. 31. Quanto? 61. Ma non ti voglio sposare mai. Allora, questo signore qui offre 160. Signore, 160 sembra veramente interessato. Lei è proprio molto sveglio. Ecco a lei il telefono rosso. Eccoli qua, andati a me, li ha dati pure a me. Toh. Quanti soldi avete, scusate, in totale adesso? Un botto, tieni. Tantissimi, Alex, fai il conteggio. Prendi, ciappa. Buono, questa cosa mi piace. Benissimo. Allora, per oggi purtroppo dobbiamo terminare la vendita. Quindi mi dispiace per chi non è riuscito ad accaparrarsi un telefono. Però arrivederci e grazie. Aspettate che mi prendo la scatola. Ecco, con questa qui ci mettiamo tre quarti d'ora a casa. Però ho scoperto che sei rimbalzo. Di soldi. Bravo, tu sì che sei pronto in queste cose. Se rimbalzo con la scatola corro molto più in fretta. Perché quindi, si è svuotata, vedi? No, beh, sì, può essere effettivamente. C'era forse. Ah, sai qual è? Il Nokia 3310 che pesava era tipo 6 kg. Quello che pesava. Sì, 6 kg in pieni quello lì. Ascolta, Cico, dove li mettiamo questi telefoni a casa adesso? Mia, no? Non ce l'hai una casa tua. No, sottoterra, è vero. Sottoterra? Ok. Nonna ti ha detto di nascondere i telefoni. Sì, sto sottoterra. Che strano, chissà come mai ti ha detto di nasconderli. Forse perché viene la polizia a cercarli. Rimangono carichi sottoterra. Sottoterra, okay, come le patate. Sì. Provateci tutti. Non provateci a sotterrare il telefono. Porca miseria. Poi non lo trovate più. Scava. Aspetta, scava un po' di. No. Sei veramente un cretino. Vai. Ok, grazie. Aspetta. Ok, perfetto. Ok, buono. Okay. Però è bravissimo. Mi piace quando io fai così. Sono il più bravo. Sei molto intelligente. Adesso, quasi al punto che ti dovrei dare una bruciacchiata. Ok. Ora, come seconda cosa che dobbiamo fare, dobbiamo andare a vedere se quella minaccia era vera. Ok, quindi purtroppo. Giusto. Ci dobbiamo organizzare. Ma. Siccome dobbiamo anche essere sfurbaschioni, Anna Ananas e sì. Alex. Dividiamoci. Rimangono qui, ok? Però rimanete insieme, così non c'è il rischio. Prendete. Noi altri, anzi, no. Proteggo il nostro territorio. Sì, mi sembra. No, aspetta. Però. Andiamo. Mi piace. Mi sembra la lo cosa più interessante. Allora, no, non lo attacchiamo. Noi in questo momento dobbiamo perlustrare per capire se il killer è ancora in casa. Ricordatevi che noi non siamo sicuri al 100% che sia lui, capito? Perché al 99%. No, anche di meno, tipo 80%. Perché tu devi considerare che la casa sulla collina lì, noi quando ci siamo andati l'altra volta, chi abbiamo visto dentro?
Alex. Alex. E poi abbiamo visto dentro il signore grigio, giusto? Che dormiva, è vero, sì. È vero. Poi abbiamo visto il killer anche che dormiva, perché quando dormiva dormiva il killer effettivamente. Però noi che cosa ne possiamo sapere che il signore grigio sia la stessa persona del killer? Ma era una vittima anche lui, magari. Potrebbe essere, capito? Magari viene costretto a rimanere lì fuori. È bruttissimo. Per sorvegliare la casa. Quindi noi non sappiamo ancora con chi ce la dobbiamo prendere, se con il signore in grigio o con il killer. Quindi se trovi... infatti vedi che c'è? Lo vedi? C'è il signore in grigio? Sì. È vero. L'ho visto, l'ho intravisto. Lì sopra. Fate parlare me e togliete le armi. Ma togliamo le armi? Okay. Sì, certamente togliamo le armi, mi raccomando. È che qui è una situazione delicata, dobbiamo farci... Ricordatevi che lui si esprimeva soltanto muovendo la testa. E spara poi, Buongiorno. Scusi un attimo, devo confabulare con i miei amici 3 secondi. C'è una cosa che mi hanno... Allora, voi sapete che quando noi facciamo le nostre avventure, no? Io con il cellulare poi le carico su CraftTube, no? Sì, avete presente? Sì. Anche tutta questa cosa del killer. Praticamente mi hanno scritto su CraftTube che questo signore in grigio, se tu lo guardi sotto il mento, guardalo sotto il mento. Aspetta, signore in grigio, vedi? È blu. Lo vedi che è blu sotto il mento? È vero, un pochino. È leggermente blu. Quindi c'è qualcuno che ha detto: ma non è che poco questo signore in grigio è Alex? Una maschera! È una maschera? Avviciniamoci. Buongiorno! Allora, io so che l'ultima volta che ci siamo visti non è andata tanto bene. Lei purtroppo ci ha dovuto sparare, perché noi non avevamo capito che non potevamo entrare in casa sua. E quindi abbiamo provato a entrare in casa sua. Oh, guardi, una rondine! Oh, mamma mia. Vedi, c'è due occhi blu sotto. Però Alex, non so, Alex ha gli occhi blu, no, ce li ha gialli, quindi non credo sia Alex. Non lo so neanche io, proviamo a parlare ancora. E quindi, signore, io le stavo dicendo che mi dispiace moltissimo di quest'ultima volta, però mi chiedevo se per caso, cioè siccome comunque da casa sua, cioè noi siamo insospettivi perché abbiamo visto del sangue, quindi abbiamo detto, ma non è che magari si è fatto male qualcuno, cioè lei ha bisogno d'aiuto, si è fatto male, signore? No. Poi non so mai quali occhi guardare. Ma bisogna aiutarlo lo stesso. Secondo me anche bisogna che lei magari ha bisogno d'aiuto. Vorremmo entrare un attimino in casa sua per vedere. Noi siamo un'impresa di pulizia, quindi possiamo aiutare col sangue anche, no? Magari lo togliamo. Vero. Possiamo essere molto utili, perché consideri che noi siamo delle persone che molto riservate. Però consideri anche, aspetti, mi faccia dire, perché sono sicuro la convincerò al 100%. Se un poliziotto, metta caso un po'. Lei, i poliziotti, no, sono a volte antipatici, no? Metta caso un poliziotto passa di qua. Cosa succede? Cico, fai finta di essere. Che allora io sono poliziotto. Poliziotto, arrivo, passa di qua. No, cretino. Si levi. Sei un cretino veramente. Cosa vede il poliziotto lì davanti? Questa cos'è? Cos'è? Devo entrare, capito? Invece se lei si affida a noi, ditta di pulizie, la Ionio Pulonio e company. E pulizie. Possiamo pulirle tutto il sangue. Noi non diciamo niente a nessuno. Il costo è di 20 euro. Dai, 20 euro. Dio, c'ha anche i soldi. Sto dicendo di no, sto rompiscatole. 20 euro, signor. Dai. Signore, 20 euro? T'ho detto. No, allora. Siamo riservati. Non diciamo niente a nessuno. Noi siamo i più bravi. Siamo i migliori a pulire, veramente. Cioè, lui pulisce anche con la lingua. Perché vede, finestra, è tutto vomitato, fa schifo. Che dice? Dai, entriamo solo un attimo. No, ma basta. Vabbè, io entro lo stesso, pulisco. Devo pulire. Ok, non entro. Porca miseria, però. Non c'ero, così non riusciremo mai a scoprire un accidenti. Perché, cioè, il mio piano era che se noi ce ne andiamo, vaffanquicquero, lei e la sua sporcizia. L'auguro di essere dentro, arrestata. Via. Andiamocene. Puzza. Io stavo pensando, se noi entravamo e trovavamo che dentro c'era anche il killer, allora voleva dire che quel signore non è, capito, che ce ne sono due. E può essere. Se ma invece, non ci fa entrare quello. Se dentro non c'era il killer, allora eravamo sicuri che di killer ce n'è solo uno. Ed è la stessa persona che di giorno si traveste tutto di scuro, no? Si veste di grigio scuro e non si vede la faccia. E di notte diviene un pericoloso killer. Però a sto punto torniamo a casa. Magari Alex veramente, ma è ancora lì. Alex non ha gli occhi blu, perché sembrava che ci avesse del blu nel pappagorgia. Però in realtà erano gli occhi. Ha gli occhi blu, sappiamo che il killer ha gli occhi blu. Sei il killer, lui. Amici, magari, siamo allora tornati. Ma sei matta? Scusa. Perché ne so, c'è un killer in giro, non lo sai? Devi ucciderci. Lo so, appunto, eravamo lì a investigare. C'è Cico davanti. Ho sparato di lì in aria. No, non hai sparato in aria, un altro po' mi prendevi. Comunque, abbiamo scoperto che il signore in grigio che vive alla casa del killer potrebbe non essere il killer, perché sotto il collo c'ha tipo degli occhi azzurri. Ora, vieni un attimo qua, apri gli occhi bene. Grandi. Ok, non sei tu, perché lui non ha gli occhi, no, non può essere lui. Alza, sono gialli. Gli occhi gialli. Guardate tutti in alto.
altro. Ok, tu no, tu no, tu no. No, non siete nessuno di voi. Aspetta, guardate me. Scusa? Sono io? C'ho gli occhi blu. Sei tu. Non è vero, brutto cretino. No, scherzavo. Ah, praticamente questo tizio in grigio c'ha due occhi blu sotto il collo. Non, cioè, è strano. Ma che schifo, ma cos'è? Mutante, non lo so. È un po' rotto. Non lo so, forse viveva nel laghetto, forse non lo so. Può essere, può essere. Può essere anche che quella cosa grigia è tutta una maschera e in realtà lui la faccia la tiene, è capito? L'omino. La tiene verso sotto in modo che non, magari capito? Piccolo. Sì, va bene, Anna, vai in casa. Ascoltate, okay. Adesso facciamo la canzone della notte perché domani con i soldi guadagnati andremo a comprare le porte. Posso cantare io? Sì. No, certamente. La notte verrà nel buio dei qua. Che bella canzone, però ha funzionato. Grazie, molto grazie, bravo, molto bravo. Sì, sì, bravissimo. Efficace. Bene. Allora, 5 stre, mi raccomando. No, io dopo che non dovrei che lì non ci dormo. Brava, vabbè, ma stre no, così no, lo lasci dormire da solo, ma scusa. Ma non te ne frega niente, guarda. Ma come non te ne frega niente? Ma potrebbe morire. Il killer sembra avere una strana eccitazione. Cioè, io sto già dormendo. Sì, proprio gli piace, gli si, insomma, si ingrifa un pochettino. Vabbè. Cico, stai dormendo in piedi, te lo dico, poi non so se ti interessa. Un po' più in qua, un po' più in là, bravo, molto bene, molto bene. Comodo? Comodo lì? Ma è proprio bello, mi metti un cuscino? No, non ce l'ho, mi dispiace. Dormi per terra, tanto ormai sei abituato. Non muovere la testa così che che torcicollo. Tutto, mamma mia, stai buono, Okay. Buonanotte a tutti, ok? Buonanotte! Buonanotte, Anna, stai bene lì su? Tutto bene? Sì, sì, tutto bene, ma non vieni a dormire? No, io lo sai che ogni notte preferisco fare un po' di turno di guardia, che succede sempre qualcosa. Cos'era sto verso, Anna? Non lo so, guarda, ogni volta ti devo aspettare fino alle 4 del mattino. E ho chiuso la finestra, parlamene domani mattina, va bene? Che qua, se non ci penso io a fare la guardia, sicuramente quel killer ci entra e ci stura. Io non ci tengo mica a essere sturato, non è una cosa, non è una delle mie priorità. Per fortuna che... sembra una notte tranquilla. Potrei anche decidere di andare a schiacciarmi un pisolino io stesso, perché sai, non è che devo stare sveglio mica tutta la notte, eh? Potrebbe essere negativo. Ai ai ai. Mi sa che... cos'è questo rumore? Cico, stai suonando la chitarra? Che c'è il killer, c'è il killer. Ma non fare il cretino, mi facevi cagare addosso di killer? Più. Sì, c'è... cos'è stato? Cos'è successo? Credo che il killer abbia assassinato Alex e ora sta scappando da casa sua. Un urlo brutto, schifoso, schifoso. Mori. È vero, guarda. Guarda, gli spara, gli porca miseria. Basta perseguitarci. Hai rotto le scatole, vai via. Vai via, non tornare più. Ti venissi a prendere, porca miseria, la peste. Alex, stai bene? No, è morto sicuro. È mortissimo. Andiamo a vedere sulla scena del crimine. Chiamalo. Alex, sei morto tanto? Sì, vedi, non c'è più niente. Dormiva davanti neanche alla finestra. Porca miseria. È stato proprio sturato, ma in una... cioè, proprio il killer è arrivato, capito? Proprio. È arrivato così e tipo... ah! Gliel'ha buttata. Ha fatto un urlo rotto poi lui. Sì, sì, lo ha proprio steccato. Steccato tantissimo. È qui, sta tornando dalla foresta. Alex? Sto tornando dalla foresta. Eccoti, come è stato impanato. Ma staccagnato. Ma stai bene adesso, tutto stai ok? Più o meno, via, dai. Gli gnomi della foresta che ti curano ti hanno curato. Sì, bene. Mi hanno curato bene. Ma tu dove eri a proposito? Scusa. Stavo dormendo là. No, io sono passato davanti, no, non c'eri. Ma io non ti ho visto, Non c'eri. Dove sei andato di nuovo a dormire sul cornicione di casa nostra? Davvero, eri sul cornicione di casa nostra, brutto schifoso, arrampicoso. Avevo paura a star da solo. Allora, non me ne frega niente, ti puoi anche cagare addosso, ma sul mio cornicione non ci vieni, perché poi puzzi di vomito, mi si seccano le piante. Che cacchio. Comunque Alex è stato steccato. E probabilmente Alex sei stato steccato tu, perché lui non c'era, capito? Perché il killer quando vede Stre, male. Il killer fa tutto invece quando vede te Alex fa un po' meno, capito? Meno. Dobbiamo prendere le porte blindate. Bravo, perché non si può più. Cioè non è che possiamo sopportare che questo killer arriva ogni notte, viene qua, si vede lui. E poi entra in casa, no. Ha rotto veramente, cioè basta. Non è che può venirsi a fare le...